Mamma mia, questa volta non l'hai salvata, tutto bene? L'unico problema è che la GoPro non ce l'ha in testa, vero? No. Ok, ora puoi farla. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. La terra che ho in faccia non l'ho buttata di proposito. Ed è quella di Coggiola. Ok, verticale perché così... No, ma così va meglio. La prima volta a Coggiola, raga, bellissimo. metri di dislivello a Biella con il lupato. Come 3000? Nel nuovo vlog questo è molto molto altro. Lo faccio tre volte adesso così Simo si incazza. 4000 metri di dislivello a Coggiola. No, non è Coggiola, raga. A Biella nel biellese anche Coggiola con il lupato. 5000 metri di dislivello. È incredibile. A Coggiola, non è vero. Non a Coggiola, a Biella. 6000! Simo, l'ho fatto un po' di volte, però una delle intro va bene. Allora, ragazzi, io come sempre col Garmin schiaccio e parte moto, che già sì, vabbè. Bike. Io ieri mi sono dimenticato, non gli ho detto che sono negativi. Vabbè, comunque negativi, raga. Faccio partire, vediamo. Sì, meglio specificare. È in rec, è in rec. È in rec. Let's go. No. Io parto di qua. Jossi. Nice. Wow. Ho saltato via tre piante giganti a caso, molto bene. Oh! Raga, abbiamo fatto 1:49, ma tanti metri di dislivello. Siamo fermi. Potevamo avere problemi più gravi, ma comunque l'importante in un vlog è avere problemi e noi ce li abbiamo. Guarda quanto è in difficoltà. Però è partito caldo, non riuscivo a stargli dietro, vedi tu. Ho capito perché volevi la borraccia, perché è in tinta con la maglia. Però porca carichi, eh? Ma questa spacca, bellissima. Keep rolling. Neanche dove andare, però è fighissimo, ma proprio una bomba atomica. Per i veri enduristi si può anche pedalare. Grazie Alex. Grazie! Wow. Una, one down. Ci siamo accorti che da veri cross countristi abbiamo solo il dislivello positivo sul Garmin. E quindi abbiamo già fatto 22 metri, ne mancano 3000. Giornata lunghissima. Era 978. Però adesso facciamo la 2. Step by step. Ok, abbiamo fatto più o meno la stessa partenza della 1. E poi abbiamo girato dentro e è tutto super tecnico, super rooty, pieno di radici, molto fisico, bellissimo. C'è da essere allenati, raga, perché è molto molto fisico. Quando fa così non si vede più niente, ma è fighissimo lo stesso. È in ritardo qui, ma siamo comunque in pista, bellissimo. Tutto di traverso, non so come ho fatto a girare, ma ho girato. Inside. Divietto, sto dopo una rampetta mortale, si ritorna a scendere. Comunque
questo è vero enduro, raga, perché comunque sono dei bei, è molto tecnico e con dei bei tratti a salire. Lost it. A furia di smoccoli e sputazzi siamo alla fine della 2. Allora, risaliti, raga, sempre furgonati, grazie a questo uomo qua. Hey man, grazie, presentati per i nostri followers. Tiger VTK. Raga, Tiger ci sta scarrozzando a destra e a sinistra per tutto il biellese. TheKingMTB.com, se volete girare in bici, chiamatelo. Comunque, abbiamo fatto Zegna 1-2, adesso andiamo a fare la vertical. Caulera. Caulera, ecco perché, raga, io non sono un local. La mia bici punta di qua, la sua punta di qua. Vabbè. All right, Caulera, let's go. Vai, vai. Let's go, siamo sempre in Oasi Zegna. Ah, io stavo già girando dall'altra parte. Malissimo, malissimo. Oh, oh, oh. Oh. Cos'era? La marmitta? Buono qua nello stretto, Aurelio, buono! Giusta, giusta, croccante, che vi scalda molto bene. Che bomba questa. Ah, non finisce qua. C'era? Non l'ho visto. Che roba, raga. Ragazzi, quarta PS in Oasi Zegna, andiamo a fare la vertical, che da quanto ho capito è una PS verticale, non è troppo lunga, un po' come quella di prima, si chiamava la Coca Caulera. Caulera. E niente, non so chi apre, ma apro. No, perché non voglio rischiare le piante in faccia. Oh, la puntata! Porca boia, che puntata, raga! Mamma mia! Che puntata mondiale, bella, Alex! Un po' te la... Sì, sì! Tranquillo, c'è il filmato. Io taglio di qua. Lo spogliame. Inside. Ci siamo un po' grezzi, eh? Questo magari se non siete expert, però evitatela. Bomba. Allora, fatta la vertical, 44 minuti e 12 km, vedremo un po' il dislivello negativo. Atterriamo a Coggiola, ragazzi. Andando, atterriamo a Coggiola. Novareia. Sì, in realtà andiamo a pranzo, però magari loro fanno Novareia e io mangio un piatto di pasta. Quanto di giro abbiamo, man? 1.850. In 44 minuti di discesa. E un'oretta e mezza a girare col furgone? Due. Due. Sì, due orette. Bomba, bomba.
Siamo esattamente? Nuova Reia. Santuario della Nuova Reia. Santuario della Nuova Reia, ragazzi, quando finite la vertical e se andate a Coggio c'è la fontanina con l'acqua. Quella che disseta prendi, Quella che disseta, perché l'altra è gasata e ce n'è una gasata e una... Prosecco, ora okay. È finito il prosecco. Vedi che è finito. Prosecco! Vabbè, dopo le pasquette ci stanno. Ci sta. Bevo perché ho portato la borraccia ma non ci ho messo dentro l'acqua, quindi adesso la riempo. Bella. Pensavo di far trasferimento, ma non è trasferimento. È proprio un altro sentiero. Alex. Let's wild. Bello anche qua. Ma bello, sono tutti belli, raga, sono tutti belli. Forse il primo... I nasizzegni in alto sono quelli un po' più enduristici per adesso, però anche questi sono super nel verde. Oh, quasi perso l'anteriore ma l'ho salvata. Ecco qua. Sul finale, bella lì, pranzettino. Ok, dopo il pranzo ci dà un'oretta, 15 km. Danny dice 2000 spicci oggi. 200 eravamo. 200. Adesso il pilota specialized, è una specialized? Sì. Ci sposta la bicicletta perché aprono finalmente bella zio. Adesso l'hanno aperta adesso. Come ti chiami? Daniele. Bella Dani. Dani ci ha aperto bella zio, quindi... Per la prima volta nella vita si raccoggiola. Chi apre, apre il campione perché ha vinto la. Io seguo Marco. Ha vinto la gara. Guarda. Ciao raga! È partita fionda. Oh, anche meno! Porca boia, è partita manetta! Ma porca boia! È partita manetta! Proprio sulla pietra sono atterrato molto bene. Niente, Danny è partito, non l'ho più visto. Tocca pedalare per prenderlo adesso. Sono appena corso qua. Appunto, Danny ha vinto qua la gara. Bella l'uscita inollata da lì. Comunque, scorrevole, ma c'è la sua tecnicità, eh. Bollente, molto benissimo. Oh, sbagliato. Curverò? Forse sì, forse no. Non l'ho preso per miracolo. Comunque bene che sono. Wow! È andata carico. È andata ancora bene comunque. Sì, a me non c'era il buco. Bella Danny, morbido in poltrona. Tiralo qua. Oh, sei saltato, mi è partito un affare di terra in bocca. Inside. Mamma mia, questa volta non l'hai salvata, tutto bene? L'unico problema è che la GoPro non ce l'ha in testa, vero? No, visto che non ce l'hai più. Allora. Peccato che sono entrato veramente bene. Ed è un peccato perché qui non sarà facile ritrovarla, eh. Bella, era. Sono entrato, ti giuro. Bene. Allora. E l'ho trovata.
Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. Aspetta, aspetta che è sporca. Ok, ora puoi farla. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. La terra che ho in faccia non l'ho buttata di proposito. Ed è quella di Coggiola. Ok, verticale, perché così. Ah, ma così va meglio. La prima volta a Coggiola, raga, bellissimo. Dopo il volo, ragazzi, non avete più visto del POV perché è volato via anche lo sticker del casco. Ma un buon modo di vederla è che adesso vi faccio vedere un po' di cesti. Ci vuole cesti. Sempre. Bella, quindi, driver, dove ci porti adesso? Adesso andiamo su a Noveis per fare Belém. Belém? Allora, ragazzi, dalla nostra cesti, bella la cesti, andiamo a fare Belém. Quindi, dopo che la testa l'abbiamo appoggiata per terra, è ora di metterci la cesti e andare a fare questa Belém. C'era nella gara? Sì, questa era la 1. Questa era la 1. Bella gara, fino a metà, adesso ti diciamo. Vado io, Alex? Vai. Vai, tranquillo. Tutto bene dietro. Sempre il campione. In the lead. Parte già pedalando. Poi mi dite com'è la cesti, se è meglio la testa o no. Secondo me la testa va bene in follow, tipo adesso, mentre la cesti quando sei da solo funziona un po' meglio. Comunque, bella bucata perché c'è stata la gara. Ottima la staccata. Cattivo in questo destra. Bello! Oh, un po' lungo qua, ma si salva. Inside anche qua. Oh, ancora l'ho persa. Mamma mia, che rischio. Allora, Pian delle Rape, San Pancrazio, ho letto San Pellegrino perché inizio ad essere stanco. Comunque, siamo all'ennesima PS di Coggiola, siamo a 3200 metri di dislivello, sono ancora le... non capisco che ore sono, bisogna vedere come si usa 15. Garmin. Sono le 15. E tutto va bene. Come ho detto su Instagram, le lenti magari mettete le trail torch perché queste sono un po' scurette, ma tanto c'è un polverone che mi alza Danny, sembra di andare via col 4,5, quindi è tanti stessi. Bene, ragazzi. Avvisiamo i biker che il primo tratto si fa, ci sono 80 metri con la bici a mano, poi si va in bici. Bello sto passaggio, bellissimo. Perso. Fico. Ragazzi, in questo vlog vi facciamo scegliere se abbiamo fatto 4000 metri, giusto? Sbagliati. Se ne facciamo ancora di più oppure no. Commentate qua sotto. Se mandate 100 commenti faccio ancora due discese. Però non arrivi a 100. Però il vlog esce lo stesso, quindi fate quello che volete. No, Pepsi, allora, 4000 metri l'abbiamo fatti. Ci sarebbe da fare anche Rive Rosse. Io sono bollito. Quindi, abbiamo visto il Jolly. Quindi, ringraziamo il man qua, Marco. Grazie, Bru, per averci scarrozzati. Il vlog lo chiudo perché sono cucinato. Salve, signora. Ciao. E quindi abbiamo fatto Zegna, abbiamo fatto Coggiola che non avevo mai girato, bellissimo. Rive Rosse ci avevo fatto, mi ero perso un po' di volte, ci avevo fatto qualche sentiero, ma l'uomo ci riporterà a farlo. Sono tipo le 4, no? È ora di merenda, del gelato. È ora del gelato, tra l'altro qui a Coggiola c'è una gelateria buonissima, quindi adesso andiamo a mangiarlo. Vi saluto, Pep, so che nessuno gliene frega niente del finale del vlog e nessuno lo guarda, però quei pochi che lo fanno ti voglio bene. Cheers, Lupi. Grazie. Io lo guarderò. Grazie, Marco. Ciao, grazie. Grazie.